Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a vedere come impostare un fucile da cecchino. Ci concentreremo più che altro sull'ottica perché appunto come impostare le armi l'abbiamo già visto, lo vedremo forse anche nei tutorial futuri e quindi andremo molto rapidamente, creeremo in realtà una doppia ottica. Una che gestirà la visuale generale del fucile e appunto della nostra mira e l'altra ottica invece che gestirà proprio il reticolo dell'ottica stessa. Sarà un tutorial un pochino lungo, però andiamo a vedere appunto un sistema che ci permette di fare un'ottica un pochino più complessa, quindi non la solita texture appiccicata sullo schermo. Sarà probabilmente un po' pesantuccia perché appunto avremo due telecamere che riprendono in contemporanea. E potrebbe essere che il gioco appunto laghi anche un pochino, però insomma vediamo di riuscire a portare a termine questo nuovo progetto. Quindi quello che dobbiamo fare per iniziare è recarci nella nostra cartella My Shooter Game, Blueprints Weapons. Per chi non avesse seguito i tutorial precedenti, faccio un riepilogo rapido. Abbiamo creato appunto una nostra cartella con i nostri file e all'interno abbiamo creato una cartella appunto che prevede le nostre armi, una cartella successiva che prevede le nostre armi base, che sono quelle che ci fornisce direttamente il progetto Lyra, che quindi abbiamo una pistola, un fucile e uno shotgun. Queste le utilizziamo come base per andare a creare i nostri fucili perché potrebbero avere appunto dei dati che ci possono servire. Quindi l'abbiamo già visto, andiamo molto rapidamente per creare il nostro fucile da cecchino. Andiamo innanzitutto a creare una cartella all'interno di questa sezione. Io l'ho già creata, quindi abbiamo gli sniper rifles. Ho creato una sniper A e qua andiamo appunto a incollare la nostra base presa dal rifle base. Quindi copiamo tutto. Questi dati in realtà non servono al momento, probabilmente poi li elimineremo perché ho creato un nuovo sistema di mira per il quale non servono, non serve più andare ad aggiustare le curve. Che sono appunto previste per il posizionamento della telecamera sul fucile o sul personaggio. Quindi al momento le possiamo volendo anche cancellare se volete tenerle per sicurezza, ma io le elimino direttamente, lo farò poi anche dalle altre cartelle se le avete tenuti. Quindi andiamo a copiare tutto, compreso questi due file che io ne copio uno per ogni sezione, quindi ce n'è uno per le pistole, uno per il fucile, uno per gli shotgun e poi uno per ogni sezione nuova, quindi se vado a costruire un altro fucile d'assalto queste due non le prendo, metto direttamente il base che le ho già impostate appunto anche già colorate eccetera eccetera, quindi non mi serve prenderle. In questo caso devo creare una base, quindi Ctrl-C con tutti i file, andiamo sulla nostra cartella Sniper A, li incolliamo, salviamo tutto, andiamo a prenderci questo nome, quindi facciamo Ctrl-C e lo incolliamo su tutti i file che abbiamo a disposizione, cercando di lasciare appunto i dettagli che ci servono per riconoscere il fucile, però rinominateli in maniera intelligente, diciamo. E andiamo al momento a cambiare solo, diciamo, la dicitura finale. Una volta rinominati tutti i file, li andiamo ad impostare rapidamente. Poi vediamo se riusciamo a, se abbiamo un po' di tempo a fare anche un po' di settaggio. Per il momento cerchiamo solo di portarlo in gioco. Quindi entriamo in tutti i file e rinominiamo tutto quello che ci richiede. Quindi il Weapon Instance al momento non ci chiede nulla, ci serve solo per i settaggi, lo vediamo dopo. L'Ability Shooter ci chiede dei file. Io ho creato per l'autoreload una sezione base facendo un figlio che lo uso per tutti i fucili perché tanto più o meno quella
è la disposizione che serve per avere l'autoreload, quindi lo possiamo anche lasciare chiuso. Quello che dobbiamo cambiare appunto sono il reload e il fire, e dobbiamo ovviamente prenderli da questa cartella, quindi possiamo selezionarli ed inserirli, oppure basta semplicemente andarli a cercare digitando sniper A, e appunto qui abbiamo il fire e qui abbiamo il reload. Questo impostato lo possiamo chiudere. Ovviamente sono questi file che sono in realtà poi da impostare alla fine quando facciamo il settaggio. Qui facciamo uguale, andiamo ad inserire la nostra static mesh, se non l'avete la potete creare, ma abbiamo visto come farlo negli altri tutorial, quindi andiamo avanti. Qui possiamo inserire il nostro ID, salvare. Nel fire c'è un altro elemento da cambiare che è il damage. Questi sono settaggi, al momento non li tocchiamo. Andiamo a cambiare l'ID. Qua potete anche, volendo già, iniziare ad impostare qualche piccolo settaggio, già che ci siamo, quindi qui ci possiamo occupare direttamente dei proiettili che contiene il fucile. Questi sono i proiettili totali che ha, prima di dover cercare munizioni possiamo metterne che so 12. E questi qua sono i proiettili che vengono ricaricati una volta che il fucile ha sparato tutti i proiettili, che possono essere 4 al momento, e questi qua invece sono i proiettili che ha il fucile al momento in cui inizia il gioco, quindi potete metterne anche 10, che una volta che li ha scaricati tornerà a caricare 4 proiettili per volta, quindi possiamo anche metterne 4, quindi ha 3 cariche complete. Qui non c'è altro da fare, possiamo chiudere. Questi potete poi impostarli come volete, ma lo vedremo poi magari in un tutorial futuro quando ci occuperemo appunto dei widget. Se volete già sperimentare, comunque è abbastanza semplice da fare. E poi abbiamo ancora il WID. Andiamo appunto a inserire il weapon instance che abbiamo visto all'inizio, che al momento non serve, e il data asset che abbiamo già impostato. Questa sezione invece prevede l'actor to spawn, quindi il fucile che viene generato una volta che viene raccolto, e inseriamo il nostro sniper A. Ok, e per il momento abbiamo, diciamo, tutti i dati impostati, dobbiamo solo fare il settaggio di quanti proiettili spara, con che potenza, eccetera, eccetera. Quindi andiamo avanti e proviamo ad importarlo intanto in gioco. Possiamo prendere un nostro spawner di questi, fare Ctrl D, lo duplichiamo, lo spostiamo, ci apriamo la tendina laterale a destra, la possiamo andare. Weapon Spawner 4, sezione dettagli. Nei dettagli possiamo andare appunto sui dettagli del Weapon Pickup, possiamo volendo anche cambiare colore. E in questa sezione Weapon Definition possiamo andare ad aggiungere appunto il nostro Sniper A. E abbiamo il nostro fucile in gioco. Abbiamo dimenticato ovviamente di cambiare la nostra mesh. Andiamo sulla nostra skeletal mesh, andiamo su viewport, qui aggiungiamo il nostro sniper A, rimpostiamo il colore cliccando sulla freccetta, lo salviamo, chiudiamo, lo apriamo di nuovo così vediamo se l'ha aggiornato correttamente. Qui abbiamo il nostro fucile.
Perfetto, un'altra cosa che possiamo fare già che siamo qui, andare a vedere se ha dei suoi proiettili per l'espulsione, in modo che quando spariamo vediamo espellere il suo proiettile, appunto non un proiettile casuale. E sì, ce li ha, quindi sniper e rifle a ammo, lo selezioniamo e abbiamo il nostro fucile. Adesso possiamo fare un test. Ok, abbiamo quindi il nostro fucile. E se lo andiamo a raccogliere, ecco qui abbiamo il nostro fucile da cecchino pronto. Ovviamente ancora da impostare perché, come vedete, spara come il fucile Lyra. Ovviamente ha solo 4 proiettili perché è l'unica cosa che abbiamo impostato. Però questo appunto poi lo andiamo a vedere. Adesso ci concentriamo più che altro sull'ottica. Per creare l'ottica abbiamo bisogno di due render che vengono ripresi appunto da una telecamera e proiettati sul nostro mirino. Quindi vediamo come fare, torniamo alla nostra cartella Blueprint Weapons, creiamo una nuova cartella chiamata Scopes. L'apriamo, come abbiamo detto all'inizio, dobbiamo creare due mirini, quindi iniziamo a creare il più semplice e quindi facciamo una cartella chiamata Wide Scopes. L'apriamo e qua possiamo già iniziare a creare i due materiali che ci servono, quindi una texture. Prendiamo il render target, possiamo chiamarla render target scope direttamente. Andiamo ad aprirla. Possiamo impostarla perché la risoluzione è molto bassa, poi dipende un pochino anche dalla vostra potenza del computer, credo. Quindi io la imposto adesso alta, ma mi laggerà un pochino, voi magari impostatela un po' più bassa o come preferite, insomma. Quindi io inizio a mettere una 1920x1920 e abbiamo una sezione quadrata che per il momento ci può venire bene. Di questo render target andiamo a creare un materiale che possiamo appunto chiamare material scope e lo andiamo ad impostare. Questo material scope appunto lo andiamo a lavorare un po' come abbiamo fatto per il materiale dei nostri personaggi. Facciamo un po' di spazio, selezioniamo la nostra uscita, qui la inseriamo come superficie blend mode opaco e qui lo mettiamo unlit in modo che non abbia ombre. Applichiamo, andiamo a convertire la nostra texture in un parametro e lo chiamiamo target, dove andrà inserito il nostro target. Inseriamo il nostro target, che già di base è inserito, nel caso lo faceste da zero, appunto andiamo qua e lo inseriamo. Duplichiamo il parametro e ci può servire per aggiungere appunto un nostro overlay, quindi per creare poi appunto un effetto sulla nostra ottica. Ecco qui. E inseriamo, mettiamo una lente appunto che ci viene già fornita appunto dal progetto. Per creare il nostro effetto 3D, che poi è quello che caratterizza un po' questo mirino da cecchino, andiamo a creare un nodo chiamato Bump. E creo, come dicevo, un offset che dà questo effetto 3D.
e lo andiamo a impostare con una scala UV. Il tutto lo inseriamo all'interno dell'UV del nostro parametro e il parametro lo impostiamo con il nostro RGB nell'emissive color. Applichiamo. Qui aggiungiamo una costante. Gli diamo un meno 800 come primo valore, appunto per dargli un po' di profondità. Ok, duplichiamo questa costante con Ctrl D e la inseriamo nella scala della texture e gli diamo un valore di 50, poi a seconda un po' di quello che ci serve. Adesso non riusciamo a vederlo, però appena impostato il fucile possiamo venire anche a cambiarlo perché si creerà appunto una profondità all'interno di questo cono. Facciamo lo stesso anche per il nostro overlay, quindi selezioniamo tutto, Ctrl D, lo impostiamo. Abbassiamo qua un pochino il valore della scala. Uniamo i due parametri, quindi la texture con l'overlay attraverso un LERP, quindi scriviamo direttamente LERP. L'alfa lo prendiamo dal nostro overlay. Questo lo possiamo anche agganciare, che per appunto verrà inserito con questo, però prima dobbiamo ancora creare della profondità. Quindi questo lo possiamo anche sganciare del tutto. Quindi possiamo copiare il nostro bump offset. Qua gli possiamo dare un valore positivo e gli diamo un componente esponenziale. Creiamo altre due costanti. Le uniamo a radius e densità. Gli diamo un valore che poi andremo magari a modificare. Però sono un centro e un offset, quindi gli daremo un centro e appunto il doppio di offset, poi lo modificheremo magari dopo. E tutto questo deve essere impostato come soluzione nera che dà appunto questo effetto di 3D. Uniamo tutto e prima aggiungiamo ancora un clamp. Qui nella densità aggiungiamo una static bool. E il tutto lo uniamo tramite un altro LERP a tutto il codice che abbiamo sopra. Alfa, qua lo mettiamo a subito e sulla A mettiamo appunto un vettore di controllo di tutto questo colore 3D, diciamo, chiamiamolo così. Constant trajector, lo possiamo anche lasciare nero e il tutto lo uniamo all'emissive color. Ok, come vedete si è creato appunto il nostro mirino che adesso impostiamo
imposteremo anche sul fucile. E abbiamo appunto anche una lente che è impostata qui, che se non piace appunto potete o eliminarla direttamente o andarla a modificare attraverso il settaggio che trovate qui. Si può modificare poco, quindi vedete voi cosa volete fare. Al momento la lasciamo, poi vediamo dopo. Adesso che abbiamo il nostro materiale e la nostra lente, lo dobbiamo appunto impostare all'interno della nostra ottica. Questa cartella scope, qui possiamo anche creare una nuova cartella chiamata Reticle Scope. Questi due render target li possiamo anche a questo punto portare nella cartella Reticle Scope. E andiamo a creare una situazione simile per il wide scope. E vi spiego poi dopo perché ho creato prima il reticle scope e poi il wide scope. Quindi andiamo a creare di nuovo la nostra texture. Questo la chiamiamo a questo punto render target wide scope. Questi, scusate, li possiamo anche effettivamente rinominare come reticle reticle, così abbiamo due situazioni totalmente divise e non ci sbagliamo. E da questo render target, come abbiamo fatto prima, lo apriamo, andiamo a impostare la nostra risoluzione. Possiamo anche salvare e chiudere. Creiamo il nostro materiale che chiamiamo Material Y Scope. Lo apriamo e adesso non facciamo altro che copiare, per quello che ho voluto fare prima, il materiale generale, così vi ho spiegato bene come funziona tutto, compreso anche l'ottica e la chiusura, che poi andremo un attimo a rivedere perché appunto è un po' stretta. Andiamo a copiarci, scusate, andiamo a copiarci questa parte qua. Quindi semplicemente l'offset che ci permette di regolare l'ottica. Ctrl C, Ctrl V, lo regoliamo nell'UV come in questa situazione. Non abbiamo più bisogno dei LERP perché questo è un mirino un po' più largo che ci serve per la visione generale, quindi è inutile andare a creare poi all'interno ulteriori cose come texture, eccetera, eccetera. Questo lo possiamo aggiungere all'emissive color. Questa qui è la situazione. Qui ovviamente abbiamo il nostro RT che ce lo dovrebbe dare in automatico e qua adesso poi li andremo ad impostare. Ok, adesso che abbiamo tutti i materiali pronti per fare i due mirini, li dobbiamo andare ad impostare. Quindi torniamo nel nostro fucile Sniper A. E possiamo iniziare ad impostare, come dicevamo prima, il wide scope. Creiamo qui sul pannello component una telecamera di scena che riprenda appunto quello che vogliamo che venga visualizzato nella nostra visuale principale. Quindi possiamo andare a prendere una, selezioniamo Skeletal Mesh perché deve essere legata ovviamente al fucile, un componente di scena 2D. Possiamo chiamarlo FPS Camera e questo ovviamente è chiamato FPS perché, come dicevo, prevede tutta la scena generale, quindi andremo ad avere una situazione di prima persona. Andiamo ad impostare la nostra FPS Camera
impostandola un po' più piccola, quindi possiamo anche mettere 0,1, 0,1, 0,1, la ruotiamo nel senso corretto. La sistemiamo grosso modo, poi la andiamo appunto a rivedere una volta che abbiamo tutto impostato. Quindi per il momento abbiamo questa situazione, poi dobbiamo un po' capire anche il manichino a che distanza sta dal fucile, perché potrebbe intercettare ovviamente la mesh e lì è un po' un problema. Poi bisogna un po' capire come magari spostare l'animazione. Per il momento la impostiamo così e andiamo a mettere nel nostro texture target del nostro FPS camera il widescope. Quindi torniamo su widescope, andiamo a prendere l'RT, il render target, e lo aggiungiamo al FPS texture target. Ok, in questo momento come vedete sta riprendendo la canna del fucile, quindi se andiamo ad aprire il nostro render target, la situazione che vediamo è questa. Se volessimo vederla un po' più indietro possiamo farlo, ma ripeto, c'è la tasta del nostro personaggio, quindi verrà un po' un problema. Adesso dobbiamo capire un po' come sistemare la situazione. Al momento lo lasciamo così. E dobbiamo appunto proiettare quello che riprende, in questo caso non nell'ottica, perché questo sarà il passaggio che faremo dopo, ma nel nostro personaggio principale. Quindi torniamo nella cartella All, qui digitiamo hero underscore, non prendiamo lo shooter mannequin, andiamo direttamente a prendere il gradino superiore, quindi andiamo direttamente nel hero default. Andiamo nella sezione viewport, qui abbiamo la nostra telecamera e la nostra telecamera deve ovviamente riprendere quello che vede l'altra telecamera. Quindi aggiungiamo alla nostra camera un piano, possiamo chiamarlo FPS screen, lo ruotiamo, possiamo metterlo già a misura del nostro schermo. Quindi lo possiamo un attimo intanto portare più indietro in modo da poterlo vedere appieno, perché sennò ci coprirebbe al momento la visuale. Ok, quindi possiamo anche metterlo un attimo qui. Qui su scala scriviamo 1920 x 1080. Viene bello grande, che è la nostra risoluzione del nostro schermo generalmente. Clicchiamo su scala in modo che le unisce e qui possiamo anche mettere 1 e come vedete viene scalato tutto quanto. Togliamo la scala e qua riaggiungiamo la sua profondità naturale, se no potrebbe creare problemi. Lo ruotiamo, ma la rotazione poi la vediamo tra un pochino quando vediamo cosa ci ha proiettato. Salviamo e dentro il nostro FPS screen, nel nostro materiale, andiamo ad impostare il nostro materiale. Quindi la nostra telecamera, ricapitolando, riprende la scena, che viene mandata attraverso l'RT al nostro materiale e il nostro materiale viene impostato sul nostro screen e viene a sua volta ripreso da questa telecamera. Quindi questa telecamera riprende indirettamente quello che sta riprendendo questa telecamera. È un po' contorto, ma ora andiamo a vedere come funziona e capiamo tutto.
Salviamo, dovremo avere tutti i materiali, proviamo a fare un tasto. Ok, e come vedete adesso ci viene mostrato appunto quello che viene ripreso dalla telecamera. Proviamo a prendere il fucile. Ok, come vedete si aggiorna perché il fucile non era praticamente ancora in gioco e in questo momento abbiamo il nostro mirino da cecchino. Come vedete purtroppo abbiamo questa situazione della mesh un pochino da sistemare e ora vediamo se riusciamo a farlo altrimenti poi lo facciamo, vi faccio vedere rapidamente come fare, poi ve lo sistemate voi. Ok, un'altra cosa che possiamo fare per allargare un po' l'immagine, come vedete mi laga un pochino, è tornare su Sniper A, FPS Camera, quindi una volta che è selezionata, qui possiamo andare a cambiare un pochino il Field of View, metterlo magari a 100, possiamo anche provare un 110 per il momento per vedere com'è. Io tirerai purtroppo avanti un pochino la telecamera perché abbiamo visto che purtroppo non è molto buona rispetto alla mesh. Possiamo anche abbassare ancora un pochino questo. Ora devo creare un sistema per far sì che questo mirino, questa ottica non rimanga qui al centro dello schermo, perché ovviamente è totalmente inutile. E come vediamo non vediamo ancora nulla, ma andiamo ad impostarlo in modo che compaia solo quando abbiamo il fucile e solo quando miriamo. Quindi possiamo tornare nel nostro Hero Default, qui possiamo chiedere anche un po' di pagine. Andiamo sul nostro Event Graph, possiamo dirgli che quando inizia il gioco questo screen non è visibile, quindi possiamo fare Set Visibility. E lo lasciamo vuoto in modo che se andiamo a giocare appunto non lo vediamo. Ok. E quindi vediamo il nostro personaggio. Come vedete il fucile rispetto alla mesh è da impostare, gli entra addirittura nella testa, quindi questa cosa qui poi la vedremo più avanti e al momento possiamo forse creare questa situazione, però ripeto, è una situazione provvisoria, non prendetela come definitiva, serve solo ora per impostare l'ottica. Possiamo un attimino tornare dentro il nostro Sniper A. Quindi dentro proprio l'impostazione del nostro fucile, andare su WID, qua abbiamo le impostazioni che prevedono come il fucile deve essere impugnato sul nostro socket, quindi sulla nostra mano. Possiamo portarla avanti al momento di 30. Purtroppo sarà bruttissimo da vedere, però impostiamo l'ottica, la risistemiamo e in un secondo momento andremo a cambiare appunto l'animazione. Ok, come vedete il fucile è impugnato lontanissimo, però almeno ci dà spazio un pochino per vedere l'ottica. Ok, ripeto, impostazione provvisoria per impostare l'ottica, poi andate a rimpostarlo come meglio credete nella posizione più corretta. Quindi se adesso torniamo nel nostro Hero Default e andiamo ad impostare di nuovo la nostra visibilità, possiamo provare a tirare un po' più indietro la nostra telecamera, io direi una cosa così. Vediamo come viene. Ok, abbiamo una visuale un po' più normale, almeno per l'impostazione del fucile. Perfetto, torniamo
Quindi al nostro hero default gli diciamo che quando inizia il gioco non deve essere visibile, deve essere visibile se clicchiamo il tasto destro del mouse, quindi il tasto della mira, quindi possiamo scrivere mouse destro. Gli diciamo che quando rilasciamo il tasto deve tornare a essere invisibile. Mentre quando lo clicchiamo deve tornare a essere visibile. Ok, facciamo un piccolo test. In questo momento non abbiamo impostato che il fucile deve essere equipaggiato, quindi in qualsiasi momento se clicchiamo, come vedete, ci dà il nostro render target. In questo momento è legato al fucile, quindi se poi lo volete ovviamente su altre armi dovete fare lo stesso procedimento su tutte le armi. Ok, in questo momento lo fa sempre, quindi non va bene, dobbiamo impostare il fucile, quindi facciamo un po' di spazio, poi per l'ordine lo sistemiamo dopo, ve lo sistemate con calma. Gli diciamo che possiamo fare get all actor of class, quindi andiamo a prendere tutte le classi. In questo momento ne prendiamo una. Quando avrete più armi con il reticolo con il vostro reticolo che preferite, e qui potete creare un array con tutti i fucili. In questo momento ne creiamo uno solo per fare prima, quindi andiamo a cercare il nostro sniper lo selezioniamo con Leech Loop e diciamo che questa impostazione deve funzionare solo se il fucile è valido, quindi solo se l'abbiamo tra le mani. Quindi dall'array element scriviamo is valid. Quindi se è valido ci dà la nostra visibilità, se non è valido torna ad essere invisibile. Così se rilasciamo il tasto R e così all'inizio del gioco. Facciamo un test. Ok, quindi partiamo con la nostra pistola. Se schiacciamo il tasto destro del mouse, la mira. Mira, ma non compare il render target. Se invece prendiamo il nostro fucile, non lo abbiamo impostato di base, però se schiacciamo il nostro tasto di mira, appunto compare il nostro render target. Ok, ultima cosa che vogliamo fare per impostare il wide scope, poi ci dedichiamo appunto al mirino vero e proprio, all'ottica, è tornare sempre su il mio hero default, sezione viewport. Questo screen lo avviciniamo circa a 50 . Ok, ci siamo, vediamo se 50 basta, facciamo un test. Andiamo a prendere il nostro fucile da cecchino, come vedete un pochino lagga, e se miro, ok, abbiamo già la nostra ottica. Questa qua volendo potete già usarla come ottica per tutti i fucili che magari volete in prima persona, ma non hanno appunto un'ottica vera e propria. E quindi può già riprendere comunque la canna del fucile, oppure con ottiche più base che magari non hanno bisogno di un ingrandimento, come nel caso di questo fucile che come vedete c'ha, ora non si vede perché non siamo in prima persona, ma già una sua ottica, ma non ha appunto un ingrandimento.
Ok, quindi andiamo a creare l'ottica vera e propria, quindi l'ingrandimento all'interno del reticolo. Una cosa che non vi ho detto, che se volete andare a cambiare, ma è già abbastanza buona, adesso purtroppo non si vede perché mi sta laggando un pochino il computer. Comunque da qui potete andare a lavorare su la profondità. Qui abbiamo una sorta di field of view, quindi una profondità di campo, e con questo andiamo ad allargare e a stringere un pochino il riquadro di quello che viene ripreso. Generalmente ho visto che sull'800, meno 800, meno 900 è un'impostazione abbastanza buona. Questa qua la potete impostare grosso modo tra i 50 e i 100. Proviamo a mettere per esempio 100 e meno 900. Purtroppo qua, come vedete, al momento non riesco a controllarlo effettivamente, quindi andiamo direttamente a fare un test e vediamo che cosa è cambiato, se conviene tenerlo o non tenerlo. Ok, come vedete adesso l'ottica si è un pochino allontanata e abbiamo un pochino di field of view in più, e potete anche poi andarlo ad impostare, come abbiamo già visto prima, all'interno del sniper A, dentro la nostra FPS camera, all'interno del field of view. Ok, quindi se questo lo postiamo a 90 dovremmo avere una visuale un po' più piatta e un po' più lontana, impostando comunque l'altro filo più. Ok, quindi siamo un po' più vicini, ma però al contempo un po' più lontani, perché comunque l'abbiamo impostato all'interno del nostro materiale. Ok, andiamo a creare la nostra ottica vera e propria. Scusate se il computer lagga, adesso riavvierò un attimino. Andiamo a creare appunto il nostro ingrandimento, il nostro reticolo all'interno della nostra ottica.